Sai questo? È una piccola occasione che ho trovato davanti a Chietta. Bello, no? Guarda che bello specchio. Dici, a me la verità non è che mi piace tanto. Bello. Bella camicia rossa. Oh, se piace a te, magari la metterai anche nella tua. Pronto? Ah sì, sì, sono io. Clara, ciao. Scusa se ti disturbo a quest'ora. Che è successo? Vorresti raggiungermi qua a casa mia perché è successa una cosa... Ma adesso, sono in una festa. Ma dove sei? Sono qui vicino, sì, sono un locale di Geppo. Sali subito allora, sali subito, è una cosa importantissima. Vabbè, dai, adesso vengo. Ti aspetto qui. Ciao, ciao. Ascoltami. Dimmi. Stavo camminando lì sul corridoio qui di casa nostra, stavo camminando. Hai presente lo specchio che ho comprato oggi? Sì, quello che a me non piaceva. Hai presente quello specchio? Sì, perfettamente. Ok, c'era una bambina dentro. C'era una bambina dentro, una bambina con i capelli lunghi, l'ho vista io, una bambina. Una bambina? Sì, una bambina piccola, teneva una bambola in mano. Forse era capito. Dentro lo specchio. Era dentro lo specchio, l'ho vista con i miei occhi. Claro, sei impazzito, una bambina dentro uno specchio. Senti, quello specchio io l'ho comprato da quella vecchietta. E quella vecchietta non mi convinceva per niente. Ok, allora, vuoi che faccia qualcosa per te? Domattina alle 8 in punto andrò a parlare con questa vecchietta. Grazie. E vedremo se c'è qualcosa dietro. Grazie. Stai tranquillo adesso. Saperne di più riguardo lo specchio che ha venduto pochi giorni fa un mio amico. Uno specchio rosso, si ricorda? Sì, mi ricordo. Bene, mi dica cosa c'è dietro questo specchio. Perché il mio amico adesso è ossessionato dalla visione di una bambina? Ma cosa dice? È solo uno specchio. Non faccia giochi con me. Sa di cosa sto parlando? La bambina nello specchio, mi guardi? Una lunga storia. Ho molto tempo a disposizione e non andrò via finché lei non mi avrà spiegato. La bambina è rinchiusa in quello specchio da parecchi anni, forse secoli. E il mio amico che ha a che fare con questa bambina?
Il tuo amico è spacciato. È lo specchio che ha scelto il suo amico. E come può liberarsi da questo specchio, da questa bambina malefica? È spacciato. Ma perché ha venduto questo specchio al mio amico se sapeva queste cose? Se l'ha preso è perché è il suo destino che l'ha voluto. Come fa il mio amico a liberarsi di questa bambina? Non può liberarsi. Com'è possibile che non possa liberarsi? Non potrà mai liberarsi da questa bambina. Solo la bambina, se vorrà, potrà lasciarlo in pace. In che modo? Sarà la bambina che glielo dirà al momento opportuno. Va bene, questo mi basta. Ma stia sicura di una cosa. Se il mio amico starà ancora male, tornerò da lei. Passo e tornerò. Tornerò, vedrà. Saluti il suo amico. È spacciato. Claudio, ho parlato con quella signora, quella dello specchio. Cosa ha detto? Che cosa ha detto? Non ho buona notizia. Ha detto che ormai si è condannato ad essere perseguitato da questa bambina. Ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Nessuno lo sa, solo la bambina può aiutarlo. Solo lei. Devi cercare di contattare la bambina e chiederle... Stanotte lo farò. Solo tu puoi dirci come possiamo fare. Aiutami. Aiutami. Prendi la mia mano. Cos'hai fatto? Strega! Mi hai intrappolato qui dentro! Fammi uscire! Ma Claudio, sarà una settimana che non lo vedo, chissà che fine ha fatto. Questo stupido specchio. Te lo porto indietro, mi ha stufato. Permesso, permesso! Signora. Già di ritorno? Non ne voglio più sapere niente. Lo immaginavo. Se lo tenga. E a me più rivederci. Addio. Addio. Avanti. Permesso. Salve. Sono molto interessata a questo specchio. Quanto costa? Questo specchio? Ottima scelta. Per lei le farò un prezzo speciale.